Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, la pasta madre solida che abbiamo fatto nell'altro video che ho tenuto da parte, ora la uso per fare questi cazzotti. Eccola qua, cazzotti di pane. L'ho messa dentro la ciotola della planetaria e la sto sciogliendo con una parte, della dose di acqua. Bene, ci vado a versare subito la farina la rimacinata di semola e poi la farina di tipo 1. Ok, ci metto ancora acqua, non tutta, e comincio a girare con la planetaria, mettendo piano piano il resto dell'acqua. A metà percorso ci metto anche il sale. E faccio girare all'incirca per 10 minuti. Vedo se ci vuole ancora acqua, se l'impasto, se bastano i 360 che ho messo, però poi alla fine ne ho aggiunti altri 10, quindi ho messo 370 grammi di acqua. Una volta pronto lo verso sul piano di lavoro e vado a fare un paio di giri di pieghe, stretch and fold, in questo modo. Però se volete potete fare benissimo le pieghe in ciotola, come facciamo sempre. Ecco qua. Lo tiro a me e poi lo piego. Lo tengo 10 minuti e faccio un altro giro. Si appiccica un pochino, ungetevi un pochino le mani con olio, come ho fatto io. Poi lo pirlo, ecco qua, e lo vado a mettere nella ciotola che ho preparato e che ho unto di olio. Lo metto dentro, faccio ancora un giretto piegandolo così, in questo modo, e poi lo copro. Una volta coperto lo tengo un'oretta a temperatura ambiente e poi lo metto in frigo tutta la notte. Bene, la mattina dopo l'ho tirato fuori e l'ho tenuto 2 ore a temperatura ambiente. Poi vado a spolverare il piano di lavoro e ci verso sopra l'impasto. Oh, intanto che lo verso e allarghiamo un pochino, volevo dirvi che continuo a ricevere richieste di amicizia sul mio profilo privato. Quindi torno a ripetere che non ho più la pagina Erika Official, l'ho chiusa, ho soltanto il canale YouTube e Instagram. Potete contattarmi tranquillamente sul canale. Bene, allargo l'impasto senza toccarlo più di tanto, come vedete. Lo allargo solo, è molto bello, eh? Ci metto un po' di semola sia sotto che sopra. E lo spingo un pochino così e poi vado subito a fare la pezzatura di questi cazzotti di pane. Io li ho chiamati così, cazzotti, panini, ciabattine, chiamateli come volete. Allora, procedo in questo modo, divido per lungo a metà, così, così mi regolo bene con i pezzi. Misuriamo un pochino così, ce ne vengono 4 qui. Naturalmente a occhio, senza star lì a pesare, eh. Il peso dovrebbe essere intorno ai 100 grammi, 90-100 grammi. Ok, divido anche l'altro. Oh, l'altro ce ne sono venuti 5, quindi sono 9 pezzi. Volete un pochino più grandi, fatene di meno. Forse 8 erano l'ideale, gli altri sono venuti un po' piccolini. Una volta piegati a mo' di fazzoletto, io li prendo con il tarocco e li vado a mettere però capovolti sulla carta forno dove ho spolverizzato un pochino di farina. Ecco, vedete, li piego così proprio a mo' di fazzoletto, senza dargli la forma, quindi anche un po' a triangolo così,
Non importa, non è importante la forma, anzi i cazzotti sono proprio così un po' non regolari, diciamo. Ok. Finisco anche gli altri. Dopodiché ci metto ancora un po' di semola, poi li copro, quindi li copriamo o con un telo o con la pellicola. Io alla fine, all'inizio ho messo il telo, poi ci ho ripensato, ho messo la pellicola. E li faccio lievitare ancora, quindi seguirò la lievitazione, ma penso che 2 ore ancora ci vorranno. Eccoli qua. Ho acceso il forno l'ho messo a 250, ma poi come ho infornato ho abbassato subito a 220. Vediamo se sono pronti, io direi di sì. Direi che sono pronti da infornare. Ho messo il timer su 30 minuti, quindi ho abbassato subito a 2,20. Quando si sono sollevati, diciamo, sono aumentati di volume, 10-15 minuti, ho abbassato ancora a 200. Poi a scalare a 180, ma regolatevi dal vostro forno. Questi sono i primi, belli croccanti. Bene, bene. Adesso ne apriamo subito uno, intanto che aspettiamo gli altri. Beh, io direi che sono belli, molto belli. Croccanti e profumati, e all'interno sono morbidi. Benissimo. Io questi, una volta freddi, ne tengo due per mangiare naturalmente, li congelo. Li congelo perché quando si va al mare, si va a fare una gita, sono ottimi. Li tiro fuori dal congelatore e li condisco con pomodoro, tonno. Con quello che vogliamo. Bene, amici, vi ringrazio della visione e come al solito vi invito a condividere i miei video, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un like. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!